cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, ecco a voi la nuova trasmissione, la creazione continua, continua, tanto ma tanto, tanto tempio fa, che c'era soltanto Dio, immerso nel nulla, solo Dio, immerso nel nulla, e dopo tanto tempo Dio si stancò di essere solo e disse tra sé e sé, beh, ma facciamo, creiamo qualcosa di nuovo, perché le divinità, quando parlano con se stessi, usano il plurale maiestatico, capito? Sono delle divinità, facciamo qualcosa di bello. Riempiamolo un po' questo vuoto, riempiamolo un po' questo vuoto. E così io comincio a creare il cielo, e per metterci dentro le stelle, in maniera che poi noi potessimo dire un cielo tra punto di stelle, capito? Poi creo i pianeti, individuo un pianeta tutto particolare, individuo la Terra, e sulla Terra invece creo che gli esseri viventi, sia vegetali che animali, e anche gli uomini. Individuo negli uomini l'animale preferito, per cui solamente agli uomini gli soffiò il suo alito divino e disse che questi uomini, lui, la divinità, li creava a sua immagine e somiglianza. Poi passa il tempio, passa tanto tempio, e Dio continuò a seguire gli uomini, continuò a seguire le vicende umane. E siccome a Dio non gli piaceva che l'umanità non avesse ancora scoperto la funzione dello sperma, individuò tra i vari popoli della terra, individuò il popolo eletto, e il popolo eletto Dio lo mandò in Egitto, in modo che il popolo eletto, che era quello degli ebrei, in Egitto imparasse che lo sperma serviva a qualcosa, perché furono gli egiziani a scoprire la funzione dello sperma. Poi fece in modo che gli ebrei uscissero dall'Egitto, fece dimenticare agli egiziani qual era la funzione dello sperma, ma fece in modo che gli ebrei se lo ricordassero e diede agli ebrei le tavole delle leggi, dove c'era scritto onora il padre e la madre, visto era stata scoperta la funzione dello sperma, onora il padre, c'è pure il padre, perché magari a caso non c'era il padre, capito? Non c'era manco il complesso edipico. Gli ebrei portarono via le tavole della legge. Poi Mosè, che era una persona molto intelligente, si fermò sotto il monte Sinai e di nascosto salì sul monte Sinai con le tavole. Poi quando scese dal monte Sinai disse che le tavole le aveva ricevute dal Dio più potente del mondo, cioè quello che aveva creato tutto ex nihilo, capito? Dentro al vuoto Dio ci aveva creato l'universo, ma un universo limitato. In modo che poi Serafino Massoni potesse farci il video intitolato Sulle muraglie dell'universo, capito? Gli ebrei si portarono in Palestina, in terra di Canaan, le leggi, e crearono il patriarcato. E tant'è vero che poi successivamente Serafino Massoni scrisse il libro La stirpe del serpente, e poi quando approdò su YouTube Serafino Massoni potesse continuare a diramare il messaggio tramite i video, no? Tutti i messaggi di Serafino Massoni sono legati al libro di Serafino Massoni, La stirpe del serpente. Poi fece in modo Dio, la creazione continua, capito? Fece in modo che dall'ebraismo zampillassero fuori le due grandi religioni, il cristianesimo e l'islamismo, e Dio fece in modo che il cristianesimo e l'islamismo prendessero pure loro dall'ebraismo i 10 comandamenti. Poi Dio fece in modo che col passare del tempio
ci fosse sulla terra, siccome ormai era stata scoperta la proprietà privata, ci fosse sulla terra un dio che lo sostituisse, che si chiamava Dio Denaro. Non lo nomina nessuno il Dio Denaro, ma c'è. Tanto è vero che Serafino Massoni ci ha fatto poi il video intitolato Dio Denaro. E poi fece in modo che si fondasse appunto il patriarcato, che si basa sulla famiglia monocamica patriarcale e sulla proprietà privata. Piano piano poi il patriarcato ha conquistato tutto il pianeta, tutto, anche con i cannoni, eh? E se Serafino Massoni ha fatto anche il video e la guerra dell'oppio. La guerra dell'oppio, quando gli inglesi obbligarono i cinesi a fumare l'oppio. Non sarebbe un peccato fumare l'oppio, cari amici, non sarebbe un peccato, non sarebbe. Io spero che nel futuro il Padre Eterno faccia fare una guerra in maniera che tutto il pianeta possa usare l'oppio, possa usare, così non ci sono più narcos, non ci sono più narcos. Poi Dio ha continuato ad essere presente sul pianeta. Piano piano il patriarcato si è trasformato in capitalismo, e qui Serafino Massoni ha fatto il video l'eresia capitalistica. Poi Dio ha voluto che nelle vicende della storia ci fossero ricorsi storici, per cui oggi l'Occidente si trova in stato di default, perché c'è il grande complesso industriale orientale cinese dei paesi BRICCA o BRICS, quelli che prestano i fondi sovrani a noi. E qui Serafino Massoni ha fatto il video Occidente de fu. E quindi siamo arrivati alla fine della creazione. Ma la creazione continua, la creazione continua, perché Dio vede e provvede. Non si muove foglia che Dio non voglia, capito, cari amici? Io sono qua a comunicarvi come si sviluppa, come continua la creazione, capito? Come continua. Adesso Dio si è spostato dai popoli occidentali, si è spostato verso i popoli orientali, e il Dio Denaro adesso è andato ad abitare, prima abitava in Occidente, adesso il Dio Denaro è andato ad abitare in Oriente. Va bene, cari amici? E vedremo quali saranno i nuovi passi della creazione divina. Grazie a tutti voi e a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.